Ciao a tutti, nonostante so che questo video uscirà più tardi rispetto alla live, di conseguenza probabilmente meno persone lo vedranno, ci tengo ugualmente a dire la mia sull'andamento che ha Livorno adesso e di conseguenza anche parlare un po' della partita di ieri. Parlando della partita di ieri, diciamo che facendo un riassunto molto molto sintetico possiamo dire che dal punto di vista del possesso palla c'è stato un predominio clamoroso di Livorno. E dal punto di vista delle occasioni, diciamo che più o meno siamo a livello proprio di statistiche, più o meno siamo pari. Forse Livorno ha fatto, seppur di poco, uno, boh, forse due tiri in più rispetto al ponte d'era. E allora uno può dire: perché allora è successo così? Se non ho visto la partita, perché il risultato finale è stato 2-0 il ponte d'era? Perché Livorno sul finale, da una parte giustamente per cercare di trovare il gol del vantaggio, si è un po' sbilanciato e di conseguenza. Su un contropiede, anche se il gol non è arrivato così, perché è arrivato sul calcio d'angolo. Su un contropiede, il Ponte d'Era appunto è riuscito a conquistare un calcio d'angolo che quest'ultimo si è trasformato poi, se non sbaglio, all'86esimo più o meno, nel vantaggio e di conseguenza vittoria del Ponte d'Era. Quindi questo è stato, spero di averlo detto in maniera molto sintetica ma giusta, il riassunto della partita di ieri. E perché ho voluto, cioè perché nonostante tutto ci tengo a fare il video. Allora, come credo, per chi magari ogni tanto mi segue, si è potuto notare rispetto ai precedenti anni, quest'anno i video escono, per quanto mi riguarda, il discorso dei commenti, delle buone bla bla bla, escono in maniera molto diversa rispetto agli altri anni, perché bene o male gli altri anni al massimo, a livello proprio di commenti, avrò saltato forse due, massimo tre partite all'anno più o meno. Quest'anno non dirò l'opposto, però ne salto parecchie. Perché come ho già detto svariate volte, cioè se voglio seguire Livorno ho delle difficoltà causate da parte meno male dal lavoro, quindi in conseguenza facendo, vabbè, non dirò cosa, però lavorando diciamo nel settore commerciale. Di conseguenza io il sabato e la domenica lavoro principalmente, ogni tanto tipo ieri ho un giorno di festa e di conseguenza quando posso vengo a vedere Livorno. Perché ho detto questa cosa lì? Perché come non solamente nel calcio, ma in tutte le cose, se uno riesce a vedere la solita cosa costantemente, nota meno, non che non nota, nota meno un eventuale cambiamento. Ecco, io guardando, cioè riuscendo a vedere Livorno a sprazzi, di conseguenza non costantemente, ma comunque a livello di risultati quantomeno lo seguo, un po' ho notato una differenza e la differenza sostanziale non sta, ma sta anche, ma non sta solamente nel discorso dei risultati, ma bensì proprio anche dalla, chiamiamola, tipologia di gioco. E la differenza sta nel Livorno di adesso con il Livorno prima del 2018, ovvero prima diciamo di Natale più o meno. E come ho detto prima, cosa c'è di diverso oltre chiaramente ai risultati? Diciamo che seppur non in maniera clamorosa, il Livorno è tornato più o meno sugli stessi livelli d'attacco dell'anno scorso. L'anno scorso era una cosa clamorosa e volendo anche oscena. Poi sì, vabbè, tutto è stato dovuto anche al discorso dopo la partita del Como, infortuni, bla bla bla. Ma quest'anno Livorno, nonostante comunque riesca a far qualcosa, non tanto in attacco, ma proprio diciamo nella costruzione, se si può definire così, del gioco, un minimo, proprio non riesce a concretizzare quel poco che momentaneamente crea. E io ieri, essendo allo stadio, a parte che lo faccio sempre anche quando non sono allo stadio, però essendo allo stadio magari mi è capitato di ascoltare discorsi magari no, di altre persone e gente, Livorno in crisi, Livorno in crisi, Livorno in crisi. Io dico che un po' di crisi c'è, sono d'accordo, però c'è soprattutto a livello anche dei risultati e purtroppo bisogna anche stare attenti alla classifica che per ora ok, ci vede sempre lì in testa, ci vede sempre qualche punto di vantaggio, però rispetto a prima la distanza è molto inferiore e la mia paura, cosa che per ora non sta andando meno male così, è che quelle sotto si possano gasare un pochino e di conseguenza vince partite e fa punti. Meno male, quelle sotto più o meno, non tutte, ma la maggior parte di quelle sotto stanno facendo un po' come Livorno a livello di risultati. Quando Livorno pareggia, pareggiano anche loro. Quando Livorno perde, o perdono o pareggiano. Alcune hanno vinto, però principalmente, meno male, sembra che stiano aspettare un po' Livorno. Però, vabbè, però ci è andata bene, ma di certo non è una mossa che può andare avanti per sempre. E quindi bisognerebbe un po' svegliarci. Però, cosa voglio dire, tornando al discorso della crisi? La crisi, secondo me, poteva essere definita tale se
il Livorno non riusciva nemmeno a tenere la palla, nel senso proprio, ma non della partita di ieri, in generale, se il Livorno andasse in balia tutte le volte delle squadre avversarie, allora dico ok, allora c'è veramente questo non va. Il problema è che il Livorno non va in balia, il Livorno principalmente gestisce la partita, poi che la gestisca bene, la gestisca male, è altro discorso, però la gestisce Livorno la partita, giustamente, anche perché con tutto il rispetto e le varie qualità siamo uno scalino in più rispetto alle altre, siamo superiori oggettivamente rispetto alle, a tante altre. Il problema è che il Livorno fa, quando però poi si avvicina nella zona difensiva avversaria, ovvero deve entrare nella modalità attacco barra offensiva, è come se si cagasse addosso, si caga addosso, non sa più cosa fare, a volte tenta delle cose che non dovrebbe fare, o se no magari si scorda tra virgolette di tirare. Per l'amor di Dio, ora faccio un esempio, però è Dio che deve fare sempre così. Ieri però, quando Livorno ha preso il gol e ha, se non sbaglio, con Kabashi provato così dei tiri molto random, me li definisco così, ovvero casuali, da limite dell'area, vero, poi se sono stati gol annullati, bla 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 bla, però abbiamo messo, tra virgolette, in fila portiere. Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che forse, data anche la categoria, se ogni tanto, con chi ne ha la capacità, proviamo a tirare anche da fuori area, magari una volta un gol può venire fuori, o quantomeno possiamo renderci pericolosi, o quantomeno, come è successo fra l'altro ieri con Doumbia, magari può succedere che il portiere non riesce a bloccare la palla, la respinge e c'è un attaccante nostro lì che la butta dentro. Come ha fatto Doumbia, anche se è stato fischiato fuori gioco, anche lì poi eventualmente non ne parlerò, però purtroppo non ci sono le tecnologie come ci sono in Serie A o comunque nei principali campionati mondiali. Però sarebbe un po' da rivedere secondo me, perché non dico che non era fuori gioco, però non è nemmeno così evidente, però questa è un'altra cosa e non possiamo basare, c'è cioè una squadra come noi che dovrebbe, anzi, regola lotta per eventuale promozione, non dovrebbe, secondo me, stare a puntualizzare su un singolo fatto, su una singola azione. Ecco, dovrebbe, cioè, a parte ieri, tutti gli aspetti per il Ponte d'Era, per quanto fatto vedere, Livorno doveva, tra virgolette, un po' surclassarlo il Ponte d'Era. No, vince 5-0, però non doveva sicuramente perdere né pareggiare, ma doveva aver chiuso la partita magari in maniera normale, in maniera giusta, come doveva succedere, doveva accadere, cosa che, vabbè, si sa che non è successa. Quindi, tornando ai discorsi di prima, cioè, la cosa principale di questo video non è tanto il commento, ma è sulla quella che la gente definisce crisi. Non c'è cioè, una crisi in attacco, non c'è una crisi a livello proprio di squadra, perché la squadra bene o male c'è, sì, poi c'è un po' di nervosismo, andrò se non vanno, magari c'è la furia, si butta via palloni, si giocano male. Ok, purtroppo però fa parte, credo, della mentalità umana, le stesse nel senso di farsi prendere un po'. Giusto, cioè errore, in maniera ingiusta, vai, erroneamente mi lascia dirlo. Il fatto di andare un po' fuori di testa, tra virgolette, farsi prendere dal pane perché magari manca po' alla fine partita, quello purtroppo fa parte della, secondo me, mentalità umana. Comunque, squadre del Cagliari e Livorno fanno parte di squadre così. Però, secondo me, c'è una crisi dal punto di vista d'attacco, perché poteva andare peggio, perché Livorno, seppur non in maniera eccellente, non gioca male, secondo me. Non, ieri lasciamo perdere questa partita lì e ultimamente le altre, però non è che c'è una clamorosa differenza dal punto di vista di gioco, c'è la clamorosa differenza, mangio le parole, solamente dal punto di vista dell'attacco. Quindi è giusto, tra virgolette, parlare di crisi, ma a metà, cioè non tutto. È vero, rispetto a prima si gioca peggio, sono d'accordissimo. Però dico anche che potrebbe andare peggio. L'anno scorso, secondo me, non dal punto di vista attacco, ma proprio come, chiamiamolo, organico a livello di gioco, andava peggio, era molto peggio, secondo me. Quindi ci tenevo a dire la mia su questa serie, che è vero, le cose non stanno andando bene, bisogna svegliarci, quello non posso dare assolutamente torto alla gente che lo dice, perché è la verità. Perché veramente si rischia non di fare la fine dell'Alessandria, anche se il costo della situazione dell'Alessandria è dietro l'angolo, se tutti state attenti. Però si rischia veramente di buttare via quanto buono avevamo fatto finora. E ne abbiamo fatto tanto di buono. E si rischia veramente di
discorso di promozione, perché si sa, vuole dire, vabbè, se non arrivi primo fa playoff, sì, ma è un casino playoff. L'anno scorso, anche se comunque non eravamo come date favorite proprio a livello di promozione durante playoff, però l'abbiamo visto. Quindi dobbiamo veramente svegliarci e pensare a far bene già dalla prossima partita, tornare a essere il Livorno che siamo e di conseguenza tornare a focalizzarci per quanto riguarda poi a livello tattico, magari gli allenamenti, secondo me dovrebbe un pochino focalizzarsi dal punto di vista d'attacco, perché è la cosa che manca principale. Per il resto, secondo me è vero, si gioca peggio, ma ho detto, ma non c'è una crisi nera come tanta gente dice. Secondo me, poi io la mia opinione non è detta che sia giusta. Quindi niente, ci tenevo a ribadire questa cosa lì. E la prossima settimana c'è la pausa, Livorno non gioca. Certo, meno male, perché non potevo vederlo, perché questa è una parentesi. E questa pausa, secondo me, dovrebbe servire a Livorno un po' per riorganizzarsi, ecco, fare le cose con un po' più calma e cercare poi, già dalla prossima, che se non sbaglio Arezzo, contro Arezzo, e dovremmo, fra l'altro, approfittare della situazione Nocchi all'Arezzo, proprio a livello, se non sbaglio, societario, da quanto ho capito, e cercare di quantomeno tornare alla vittoria e di conseguenza tirarci su di morale, perché non possiamo buttarci giù. Per queste partite no, ecco, per questi a livello di risultati no, perché purtroppo era meglio di no, ma ci possono stare, siamo sempre lì, meno male, e vediamo che la squadra c'è. Fra l'altro, a proposito di squadra, e poi vi saluto, sono molto contento dell'esordio che ha fatto Bresciani. Penso sia di ieri forse l'unica nota positiva della partita, è un bel terzino di Garba. E tecnicamente non è male, nonostante tu l'esperienza che ha, quindi secondo me può veramente risultare un buon acquisto. Low cost, fra l'altro, come sempre, ma vabbè. Insomma, quindi ci tenevo a dire questa cosa qui. E niente, mi dispiace che alla fine partita avrò parlato di 5% rispetto al video, forse, però ci tenevo a dire la mia su questa cosa qui. E ultima cosa, se riuscirò a venire, non lo so, eventualmente, ma se magari qualcuno me lo domandasse nei commenti, lascialo scritto nei commenti. Se qualcuno viene, ci vediamo poi in fortezza, cioè se qualcuno viene, se potrò venire, ci vediamo, perché ci andrò sicuramente in fortezza. Non so quando dei de giorni, però se posso ci vado più che volentieri, e se è caso, boh, ci vediamo lì. Via, detto questo, niente. Spero che qualcuno possa essere d'accordo con me. Boh, forza di voi, speriamo di veramente, da parte scherzi, speriamo di riprenderci poi già dalla prossima partita, perché comunque è ancora lungo il campionato, e guai, guai a imborghesirci troppo, perché poi succede questo. E per imborghesirci cosa intendo? Intendo pensare di essere la squadra più forte del mondo, comunque del campionato, indipendentemente dal fatto che poi uno possa esserlo o non esserlo, e pensare di essere già in Serie B, perché purtroppo le cose possono cambiare. Vedi che l'esempio plateale è recente, l'anno scorso Alessandria. Detto questo, niente, ci vediamo. Ciao!